ci siamo alzati presto, siamo in Sardegna, siamo usciti da Portisco alle 6, siamo in compagnia come sempre del nostro amico Alessandro Piccinnu. Stiamo cercando di fare un po' di escaviva per poter testare le attrezzature che ci ha dato la Tubertini per poter fare una sessione, un video sulla trena col vivo, con i sugheri e con i calamari. Stiamo montando il nostro guardiano, in bobina abbiamo un 30 libbre Momoi, quindi abbiamo montato un 300 grammi a pera classico, useremo per l'aggancio nel calzino tra multifibre, la giunzione tra multifibre e terminale, una girella a sgancio rapido. TB7103, una numero 2, così saremo anche più veloci, perché essendo un po' più grande riusciamo ad inserirla e a toglierla meglio. Il bracciolo del guardiano è 1,40 m per essere sicuri che le nostre esche camminino radente il fondo, e la velocità di traina per il calamaro 0,8, 1, 1,2, massimo 1,4. Meno veloce andiamo, meno stress insomma per l'esca. Per il sughero possiamo andare dall'1,2 all'1,8 e lì il problema non c'è, anche perché con il sughero, quando lo innescheremo, con un monoamo e cercheremo di farlo camminare a metà acqua, quindi in cerca di una ricciola, speriamo non di un tonno, perché sarebbe un combattimento che non ho voglia proprio di fare. Il nostro calamaro dalla coda, abbiamo fatto un terminale con due ami fissi, abbiamo messo un 5-0 e un 70961. Poi abbiamo fatto un terminale di 15 metri con 57 neo, 5 metri, girella TB101 SS, e abbiamo invece messo nel preterminale un 60 UC4 Neutral Gorilla. Ecco qua, la girella passa agevolmente tra la 101 SS con i due cuscinetti in acciaio, una 110 libbre, e passa agevolmente tra gli anelli della nuova canna, come dicevamo la Sirex 812. In bobina abbiamo un 30 libbre sempre Momoi Jig MX8, un ottimo mulinello già ampiamente testato. A questo punto, dopo aver calato il terminale, prenderemo il piombo e lo andremo a inserire. Dopo aver filato il terminale con il calamaro, andremo a prendere la nostra TB7103 con lo sgancio rapido e lo andremo ad inserire nel calzino che abbiamo fatto prima, insomma, di preparare il tutto. Poggiamo il piombo in acqua, ecco, prendiamo la canna. Preferisco filare con il cicalino della frizione inserito per dare la possibilità al mulinello di non avere fuorigiri e quindi di non far sbobinare male il multifibre. Accompagneremo la caduta del piombo fino a fondo e poi saremo in pesca. Ecco, siamo arrivati a terra, vedi? Come si può vedere, il multifibre è arrivato a terra. Chiudiamo un po', recuperiamo due giri di manovella e cominciamo a camminare. La canna, devo dire che con i 300 grammi non ha nessun problema, sembra che è la prima volta che peschiamo con questa canna, però l'impressione che la cima abbia, voglio dire, una buona sensibilità. Stiamo provando, ecco, giusto per capire l'attrezzo che cos'è,
e quindi con il 300 grammi siamo bene in pesca. Siamo a terra, dicevamo, quindi recuperiamo 1, 2, 3, 4, 5 giri di manovella, facciamo ritoccare il piombo a fondo, ecco qua, chiudiamo. Sta toccando il pesce, pesce, eccolo, abbiamo ferrato subito appena il pesce comincia le sue fughe verso il fondo, ecco, il pesce ha cominciato, non è molto contento di venire con noi, penso più in una ristola grande, Ale, ti conviene girare e andarci incontro, perché è un pesce abbastanza potente. Ecco, l'attrezzo, come dicevamo, non lo conosciamo bene, quindi si è un po' fermato, cerchiamo di staccare il pesce dal fondo perché è molto difficile. Stiamo cercando di risalire la parete dalla quale siamo scesi, perché sembra che il pesce si voglia impiantare a terra, ma speriamo di avere ragione. Ecco, non è convinto, vedi? Cominciamo a sollevarlo dal fondo. Vuole saperne. Ecco. Non ancora. Sì. Comportamento un po' anomalo per un pesce, sembra ci segua. Ci ha seguito per un po', ha tentato di impiantarsi sul fondo, poi queste fughe improvvise, vedi, cerca di anticiparci. Allora cerchiamo di forzarla quando possiamo. Ale, continua a salire. Sì, però tu continua. Attrezzo nuovo, un test migliore del genere penso che non lo potevamo fare. Il pesce adesso si è fermato. Beh, con la ricciola bisogna avere un po' di pazienza, perché pelagico, pesce muscoloso, veloce, conosce la secca dove vive millimetro per millimetro. Il primo pensiero è quello di andare a terra e rompere tra le pietre, quindi forzarla troppo non serve, perché potrebbe solo creare problemi. Allora, abbiamo rotto il pesce, adesso abbiamo rinnescato il calamaro e abbiamo ripetuto l'operazione. Abbiamo rimontato il terminale, sempre del 57. Era una bella ricciola, era un pesce grande, però purtroppo c'è tanta corrente. Prima è uscita fuori dalla secca, poi ci è risalita velocissima, molto arrabbiata. È andata a terra, ci ha rotto a terra in effetti. Però adesso ci riproviamo. Chi la dura la vince, bisogna crederci.
Allora, sempre qui da Portisco, visto che le tanute come sempre ci hanno decimato quei quattro calamari che ci avevamo, abbiamo deciso di innescare il sughero per il dentice sulla canna a fondo e contemporaneamente di preparare un terminale ricco di luminous bait e perline fosforescenti per una traina light, quindi con le striscette del calamaro che ci hanno lasciato le tanute cercheremo di prendere le tanute che si sono mangiate i calamari. E innescheremo una canina con 120 grammi di piombo. Adesso vi faccio vedere il innesco che abbiamo fatto, così eccolo qua, luminous bait e testine con un tentacolino. Ci sono due Owner 5180 2.0 e un SG41 1.0, due luminous bait e tre perline M116. Il terminale è un terminale di ON 57 037, girellina da 100 libre TB 121 SS, invisibile, multifibre 44014 e canna Agami con un DB Varius 300. Abbiamo innescato il sugherello SG41 2.0 nel nasino e un 60 5180. Vediamo una volta appoggiato come naviga. Terminale 15 metri 060 UC4 neutral e poi girella TB 101 SS da 100 libre. Abbiamo quella per la traina light con innescata con SG41 2.0, 251 80 1.0, luminous bait con un terminale 037 dell'ON 57, girellina da 100 libre 121 SS e altri 3 metri di 0.50 dietro, giusto per allungare un po'. Multifibra in bobina 0.12 4.4, l'altro invece è Jig MX 8 30 libre. La canna che abbiamo in mano è leggerissima, è una Sagami Bay Seika, piombo guardiano 300 grammi, quelli appena plastificati, sempre tubertini, girella TB 7103, sgancio rapido che si usa anche nella disciplina del surf per il capocorda. Inseriamo nella nostra calzina, quindi abbiamo un piombo che non è fermo ma ha possibilità di muoversi. 1,50 m, 1,60 m di filo per il guardiano. Frizione inserita, dito sulla bobina e cerchiamo di far scendere piano piano il piombo. Sempre perché abbiamo detto pure stamattina, per fare sì che il bracciolo dell'esca non si vada a mettere verticale e vada poi ad incrociarsi con il multifibre. E allora, visto che ieri mattina allo stesso orario abbiamo avuto la stessa opportunità, però con una canna sottodimensionata non abbiamo avuto ragione sul pesce. Stamattina abbiamo montato la Wave Runner 2 sempre con un quota 20 e appena abbiamo calato, dopo 100 metri su una marcatura, abbiamo ferrato questo pesce. È un bel pesce, il pesce ha forza, non è che ne vuole sapere molto, però stavolta
riusciamo a gestire meglio, perché la canna ci permette di lavorarlo e tenerlo bene in tensione. Ormai è staccato dal fondo, però è un bel dentice, penso sia un dentice serio. Dicevamo, le attrezzature le abbiamo sostituite perché la canna era di ieri, era sottodimensionata. Infatti quando abbiamo rotto il pesce era perché non riuscivamo più a fermarlo. Stacchiamo la gitella. Adesso dovrebbe cominciare a salire. Il fatto che non aggalli però ti fa un certo effetto. Il terminale è lungo, proprio l'abbiamo fatto proprio per cercare di insidiare meglio una ricciola. E devo dire che, come sempre, il neo, il nuovo fluorocarbon, è davvero preciso. Il pesce è quasi a galla, eccolo, è un dentice. Sì, eccolo qua, eccolo qua, è un bel denticione. Ok, è aggallato, andiamo dietro. Eccolo qua! Sera abbiamo fatto dei calamari che però, grazie alla pompa e alla vasca del vivo che Alessandro aveva già aggiustato settimana scorsa, che si è praticamente bruciata, stamattina tutti contenti siamo arrivati in barca e abbiamo notato che i calamari erano tutti morti. E allora cosa fare? Abbiamo cercato di farne qualcun altro, non ci siamo riusciti. Quando è morto, il consiglio principale per il ferrante è quello di prendere sia il sifone che la testa, quindi sifone, testa, e glielo rigiriamo di modo che lo tiene più attaccato al corpo. Stendere bene le alette di modo che abbia un po' di planaggio in più. Inserito, facciamo la stessa operazione che abbiamo detto ieri, quindi un po' di pressione sulla bobina per cercare di non fare dei fuorigiri, però con il cicalino inserito è un po' più difficile, quindi viene più facile mollare. Abbiamo fatto un terminale di 22 metri, 70 OC4 bianco, 15 metri, girella 101 SS da 100 libbre, con cuscinetti, tutte in acciaio. Poi abbiamo messo tre bracciate di 62, sempre full carbon neo della Momoi. Ho ferrato un altro pesce in uscita dalle pietre che prima ci hanno dato il dentice. L'attrezzatura non dà molto spazio al pesce, quindi cerchiamo di recuperarlo in modo fluido. Eccolo qui, ci è venuto a trovare, questo è bellissimo, che bello. Eccolo qua, è arrabbiatissimo perché non gli piace avere a che fare con gli ami. A noi non piace avere a che fare con le sue spine, questo è sicuro. Eccolo qua. È bellissimo. Che colori. Questo è davvero bello, eh. Ti abbiamo ingannato, lo so. Lo so. Questo è bello e, come se non bastasse, è anche buono. Quindi direi che c'è più soddisfazione. Ai ai ai, eh. La calma è la virtù dei forti. Questo è molto bello. Io ho l'impressione che, secondo me, il nostro cambusiere stasera avrà a che fare con... questo avrà a che fare con i pomodorini di Salvatore. Questo non è per niente male. Allora, anche questa sessione di video in Sardegna è terminata in compagnia di Alessandro Piccinu e Salvatore. Siamo praticamente tornati da due giorni di Traina con il vivo, durante i quali abbiamo testato la nuova Sirex 6S6 812
12-20 della Tubertini. Abbiamo provato a pescare in Trena Light con Luminous Bait di Bivarius 300, imbobinato con 4-4 012-014. Abbiamo usato e apprezzato le borse portaterminali, le borse portaccessori, il nuovo fluorocarbon neo della Tubertini, che quest'anno è uscita fuori con tre nuove misure, quindi 57, 62 e 66, 25 metri. Abbiamo apprezzato le girelline, le TB100SS, le TB120SS. Abbiamo pescato oggi un bel dentice con la già affermata Wave Runner 30 libbre. Il Kota, come sempre, il Kota 20, il 12 e il 30 sono stati dei mulinelli fantastici. Abbiamo apprezzato ancora una volta il Jig MX8, multifibre Mamoi 40 libbre in bobina, che ci ha permesso di pescare con dei guardiani appena plastificati da 300 grammi, da 200 e 300 grammi. Non dimentichiamo che abbiamo anche provato gli ami, già voglio dire, affermati nel mondo della trena con il vivo, il 961, il 5180, l'SSV, e come sempre Tubertini ci ha dato la possibilità di capire che insomma il prodotto ha la sua importanza nella pesca. Volevamo salutarvi da Portisco, Michele Preziosi e Alessandro Piccini. Alla prossima!